Siamo 30 su tre gusci, su tre tavole di ponte, secco fegato cuor duro, boia dura e dura fronte, mani, macchine, armi pronte, è la morte a paro paro, eia carne del carnaro, eia eia alala, con un'ostia tricolore, ognun se comunicato, come piaga in crude dita, coce il rosso nel costato ed il verde disperato, rinforzisce il fiele amaro, eia sale del carnaro, eia eia alala, ecco l'isola di sasso che l'ulivo fa d'argento, ecco tutte groppe gli ossi delle schiene sotto vento, dolce ogni albero stento, ogni sasso erido e caro, eia patria del carnaro, eia eia alala, il lentisco e il lauro e il mirto fanno incenso alla lebrera, monta su per i balloni, la fumea di primavera copre tutta la costiera, senza luna e senza faro, eia patria del carnaro, eia eia alala, siamo 30 in una sorte e 31 con la morte, eia l'ultima lala, eia eia alala, eia eia alala, eia eia. Eccoci. Siamo qui tutti riuniti per commemorare uno dei più grossi genocidi perpetrati a scapito del popolo italiano. Istria, Fiume e Dalmazia. Non sto qui a sviscerare, a raccontare ciò che tutti oramai conosciamo a mena dito. Mi soffermo brevemente su un aspetto che ha quantomeno del ridicolo. Qualche giorno fa, proprio a Rovereto, è stata imbrattata la sede del Partito dei Deficienti, il Partito Democratico, che sono il braccio lungo di quei macellai che infoibarono proprio gli italiani di Istria, di Dalmazia e Fiume. Il loro segretario, Lorandi, si è lamentato per quello che è successo. Bene, sono accadimenti che noi viviamo quotidianamente e nessuno se ne accorge, o meglio, c'è gente che probabilmente gioisce per quello che possono cagionare a noi. Allora, Lorandi, dico soltanto, perché non è venuto questa sera a guardare cosa fanno i suoi nipotini? Perché di fatto questi fusillanimi, queste merdace, non sono altro che il loro specchio. Non hanno dignità, non parliamo d'onore, non può avere onore chi viene a rompere le palle durante una commemorazione che è sacra. Non ha colore politico una commemorazione di questo tipo, è politico il partito che rappresentiamo, ma è sicuramente trasversale, perché chi è stato buttato dentro le cavità carsiche non necessariamente doveva essere un conservatore, anzi tutt'altro, perché dentro quelle profondità, dentro quelle gole sono finite anche dei croati. Noi siamo gente, e lo abbiamo sempre dimostrato, che abbiamo cuore, abbiamo testa, è chiaro, se qualcuno viene con le dita negli occhi, ebbene, quelle dita saranno spezzate, però sicuramente non siamo noi che possiamo metterci sullo stesso piano di chi può essere considerato meno della Croce Rossa italiana. Sappiamo benissimo in coscienza che possiamo spazzarli come e quando vogliamo, come e quando abbiamo dimostrato. Un ordine numerico sempre inferiore, i rapporti numerici sono sempre stati di 1 a 10 e li ho visti correre di compagni signori. Naturalmente lontano da me. Concludo dicendo, allora, potevi venire questa sera assieme a noi e ti saresti riscattato nell'onore. E invece tieni i tuoi marrazzo, tieni i tuoi bianchini stupratori dei garage di Roma e marrazzo che va a transessuali. Mi dispiace, qui da noi questa gentaglia non la trovi,
e siamo gente d'onore e fedeltà. Ameremo sempre la nostra patria, contro tutto, tutti, perché l'innocenza nelle nostre vene sappiamo che scorre sangue. Buonasera a tutti. Winston Churchill disse: la storia la scrivono i vincitori. E parafrasando qualche barbaro invasore che disse a sua volta: guai ai ricchi, abbiamo patito in questi anni, ma nell'uno nell'altro sapevano, immaginavano, come dice la nostra canzone, che il leone torna a ruggire. E questa gente libera è riuscita a sconfiggere l'ipocrisia dei politici, le convenienze politiche e a smascherare chi fino ad oggi aveva taciuto. Noi siamo in questa piazza, intitolata, e qui bisogna ringraziare altre persone, alle vittime delle foibe, ma a queste stesse persone che sto ringraziando vorrei ricordare che l'opera non è compiuta. Non si tratta di vittime della strada, non si tratta di vittime di incidenti stradali o di serate passate in discoteca o di valanghe o di altre tragedie. Si tratta di martiri e a queste dobbiamo tendere, restituire la dignità dei nostri morti, chiamandoli esattamente per come devono essere chiamati. Martiri, martiri come cristiani per aver testimoniato fino alla morte l'attaccamento alla loro patria, alla collettività italiana, e sarà uno dei primi impegni che semmai ci porterà ad occupare un seggio o anche di più all'interno del Consiglio Comunale, uno dei primi impegni che assumiamo, quello di cambiare il nome di questa piazza e restituire la dignità, martiri delle foibe e non semplicemente vittime. Bravo! 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 Onore ai martiri delle foibe! Presente! Onore ai martiri delle foibe! Presente! Onore ai martiri delle foibe! Presente! Sogni impiccatori degli eroi che non scordiamo, dove sogni infoibatori nella nostra gente sola, ruggirà per noi il leone di Larraglio, di Somaro, aia carne del Carnaro, eia eia alala. Siamo 30 ad una sorte e 31 con la morte, eia l'ultima la la, eia eia alala.